Venerdì 13 settembre la CISL di Teramo e la FIM CISL hanno ricordato il lavoratore Tonino Fanesi a 2 anni dalla scomparsa. L'operaio fu schiacciato dal macchinario che manovrava la metallurgica abruzzese. Il momento toccante si è svolto a Giulianova davanti alla targa commemorativa sul lungomare della cittadina, nei pressi dello stabilimento balneare Malibu, dove Tonino era solito riposare nel tempo libero. Sì, questa è una data simbolo. Una doverosa commemorazione di Tonino, doverosa e sentita commemorazione di Tonino Fanesi, morto 2 anni fa. L'anno scorso noi abbiamo posto questa targa in sua memoria e non solo, in memoria di tutte le morti bianche della provincia di Teramo. Quella targa l'abbiamo messa qui perché era il luogo dove Tonino veniva spesso a vedere il figlio giocare a basket. Con gli amici, e soprattutto deve essere un monito sia per la società e soprattutto per noi che facciamo sindacato, affinché il nostro impegno non cessi mai, perché per combattere quello che è la piaga sociale dei nostri giorni, che è la morte bianca. Il direttivo della FIM provinciale, inoltre, insieme alla CISL, sta organizzando un evento per il mese di ottobre, alla presenza di un noto drammaturgo sceneggiatore, vicino al mondo CISL, per riflettere sull'importanza della sicurezza. Sì, bisogna fare di più sicuramente, e soprattutto bisogna puntare sulle nuove generazioni. Io dico che il futuro, la svolta, oggi, in questo momento, è seduto sui banchi di scuola. Lì oggi siedono i futuri datori di lavoro e i futuri lavoratori. È su quella generazione che bisogna puntare per incentivare una nuova coscienza e una nuova cultura della sicurezza. L'evento di ottobre, che poi sarà ben spiegato dai segretari Benintendi e Boccanera, è proprio finalizzato a questo, cercare un nuovo linguaggio per cercare di catturare l'attenzione dei giovani. Non possiamo pensare che siano i giovani che vengono a noi, siamo noi che dobbiamo andare dai giovani e cercare di catturare la loro attenzione, la loro curiosità e il loro impegno.